attualità, politica, curiosità e sport. A tu per tu, per saperne di più. Nuovo appuntamento con le interviste di A Tu per Tu su Radio Mondo e Rieti in Vetrina. Oggi ospite telefonico abbiamo Daniele Urciuolo, che è il direttore artistico del Fara Film Festival. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Daniele, avete raggiunto la quarta edizione di questo festival, che è molto amato e non solamente in Sabina. Grandi ospiti anche quest'anno. Per quanto riguarda la prima serata che si è tenuta ieri 20 luglio, avete avuto il maestro del cinema italiano Pupi Avati e poi avete avuto anche la ministra della famiglia, l'onorevole Roccella. Com'è andata la serata? Allora, sicuramente è stata una serata molto suggestiva, perché a Piazza Duomo prima e a Piazza Garibaldi dopo, in questo borgo medievale che è Fara in Sabina, abbiamo una location davvero meravigliosa. E anche la temperatura, devo dire che nonostante il caldo di questi giorni, tirava una bella aria, quindi c'era un bel fresco, siamo stati bene. E il maestro Pupi Avati è stato davvero un onore poterlo ospitare. Ha detto delle cose molto belle sia per i giovani, ha detto ai giovani, ha consigliato di essere ambiziosi e di non mollare i propri sogni, e quindi ha dato un messaggio anche molto importante per i giovani. E la ministra Roccella, che ci ha fatto questo regalo, perché non sapevamo fino all'ultimo se sarebbe arrivata per via di un consiglio dei ministri straordinario, in realtà gli ha fatto molto piacere partecipare ed essere vicino ad un festival che tratta tematiche sociali importanti come il Fara Film Festival, perché quello che noi stiamo facendo è non soltanto portare il cinema, non soltanto fare cineturismo, ma fare anche informazione e formazione. Infatti quest'anno abbiamo istituito dei workshop, degli incontri, delle masterclass per i giovani che incontrano i grandi del cinema italiano. Ieri c'è stato Pupi Avati, questa sera ci sarà Ornella Muti, che è una grande diva del cinema italiano e che ci sarà anche farà anche un omaggio al compianto regista e attore Francesco Nuti con la proiezione del film Tutta colpa del paradiso, proprio per la regia di Francesco Nuti, con attrice protagonista Ornella Muti. È bello vedere come Fara in Sabina sia una città in grandissima espansione e come riesca ad unire la parte, diciamo, più industriale ad una parte molto più culturale e artistica, sia da un punto di vista musicale che cinematografico. Sì, assolutamente, questo devo fare un plauso sia all'amministrazione comunale, quindi sia al sindaco Roberta Cuneo e tutta la giunta, ma soprattutto alla forza e alla visione del presidente Riccardo Martini e della famiglia Martini. Infatti noi siamo ospiti a Palazzo Martini, che è una dimora storica del XV secolo, qui a Fara in Sabina, e abbiamo portato i nostri ospiti e tutti ci hanno fatto i complimenti per questa location, ma anche ovviamente per tutto il borgo, che è un posto assolutamente da scoprire, e noi attraverso questo festival stiamo facendo scoprire anche questo territorio a chi magari non lo conosce, e attraverso la nostra comunicazione, i nostri canali, davvero stiamo divulgando sia la cultura cinematografica e sia quella cineturistica in tutta Italia. Qual è stata la risposta del pubblico? Ma il pubblico, devo dire che dal punto di vista della critica, ha apprezzato molto il nostro lavoro e sta apprezzando il nostro lavoro. Infatti arrivare alla quarta edizione non è mai scontato, è un traguardo importante. Per quanto riguarda la partecipazione, mentre gli altri anni forse c'era un po' più di scetticismo, quest'anno davvero almeno i residenti non vedono l'ora di partecipare. Infatti ieri tante persone che passavano per il borgo hanno dato loro appuntamento a me alla serata, perché avevano visto il programma, sapevano del festival e volevano partecipare. Ovviamente la partecipazione è gratuita, perché questo è un festival non nostro, ma è il festival fatto per la comunità e anche per i turisti, e quindi noi invitiamo tutti a partecipare, perché appunto l'ingresso è libero
e ci saranno 4 giornate, adesso ne mancano 3, all'insegna del cinema, della musica e anche del buon cibo, perché noi leghiamo anche la cultura e la tradizione enogastronomica della Sabina al nostro festival. Prima abbiamo nominato alcuni degli ospiti, bisogna ancora nominare Sergio sì. Rubini per quanto riguarda il cinema e poi per quanto riguarda lo spettacolo italiano Asia Argento. Sì, diciamo che sabato 22 abbiamo un appuntamento con Sergio Rubini, che è comunque un attore e regista molto conosciuto, anche Ilenia Pastorelli, che è un'attrice che ha vinto il Davide Donatello con lo chiamavano Gigrobò, che sarà nostra ospite sempre il 22, e anche Giuseppe Pirozzi, che è un giovanissimo attore napoletano della famosa e serie di successo Mare Fuori della Rai, che saranno presenti il 22 qui a fare in Sabina. Mentre il 23 ci sarà la cerimonia di premiazione di chiusura, la festa finale del festival con Asia Argento, attrice e regista anticonformista, e tanti altri ospiti, perché premieremo il miglior cortometraggio italiano, il miglior cortometraggio internazionale, il miglior cortometraggio d'animazione e altre menzioni speciali. Ilenia Pastorelli, una giovane attrice in ascesa. Sì, assolutamente. Tra l'altro lei ha avuto la fortuna di lavorare già, nonostante la sua, diciamo, carriera giovane, ha lavorato con Gabriele Mainetti, ha lavorato con Carlo Verdone, ha lavorato con Dario Argento, è stata a Roma, è stata a Berlino, è stata a Venezia. E, oltre ad essere un'attrice pop, perché comunque è molto riconosciuta dal pubblico, è anche, ha dimostrato anche di saper interpretare dei ruoli drammatici o di genere e di fare anche film d'autore, basti vedere appunto l'ultimo Dario Argento. Nello specifico, come è stato strutturato il festival quest'anno e quali proiezioni è possibile vedere? Allora, quest'anno è un festival davvero che si vive tutta la giornata a 360 gradi. La mattina dalle 9.30 alle 12.30 ci sono dei workshop con degli acting coach, casting director, registi, attori a Palazzo Martini, aperto a tutti, ma soprattutto per i giovani attori. Poi il pomeriggio alle ore 16, sempre a Palazzo Martini, c'è la proiezione dei cortometraggi in concorso, perché abbiamo un festival con una giuria popolare, una giuria di qualità, che ovviamente valuterà e voterà i migliori cortometraggi italiani e stranieri. Poi alle ore 19 a Piazza Duomo c'è questo Talk Masterclass con la nostra guest star e con i nostri ospiti, un panel Il cinema incontra le istituzioni, dove ci sono dei referenti anche del territorio ma anche nazionali della politica che dialogheranno con i nostri ospiti del cinema. E poi alle 20.30 a Piazza Garibaldi la serata spettacolo. In contemporanea alle ore 22 abbiamo a Piazza Duomo alcune cene di gala organizzate da Martini Eventi con dei concerti, in particolar modo questa sera ci sarà una performer, Vera Dragone, che è direttrice artistica dell'Ellington Club, una grandissima attrice, ballerina e cantante, e offrirà al nostro pubblico un concerto di musica jazz. La confezione è bellissima, ma alle spalle c'è un grande lavoro. Quanto è faticoso organizzare un festival così grande? Ma un festival di queste dimensioni, ma tutti i festival meritano ovviamente rispetto, e il nostro è un festival che sicuramente ha una storia non lunghissima, ma sono già 3 anni almeno dalla mia direzione artistica che la squadra si riconferma. È un lavoro di squadra, bisogna prepararlo da molto tempo, bisogna prepararlo da mesi prima, perché servono le autorizzazioni, i permessi, serve ovviamente strutturare un programma che sia all'altezza ma anche appetibile ovviamente per chi poi ne usufruirà e anche per tutti i nostri fornitori. Quindi diciamo che c'è un lavoro dietro molto importante, infatti io personalmente devo ringraziare tutta la squadra, tutti coloro che ci supportano e sono davvero tanti. Pensate che dietro un festival del genere lavorano quasi 100 persone, tra Martini Eventi e Alfiere Productions lavorano quasi 100 persone. Quindi in un periodo nel quale il lavoro purtroppo manca, questo è uno degli eventi che permette anche di lavorare e non è poco. Sì, diciamo che il festival fisicamente dura 4 giorni. Come detto, c'è una preparazione di tanti mesi, ma comunque c'è una preparazione di giorni prima
sul territorio per l'allestimento e per la preparazione, e in questi giorni determinati vengono impiegate tantissime risorse. Quindi sono degli eventi che portano anche un indotto, oltre che culturale e sociale, anche economico-finanziario. Prima di salutarci, quanto è grande la soddisfazione, ma anche l'orgoglio di vedere il proprio festival camminare con le proprie gambe, schiena dritta e ottenendo ogni anno grandi successi? Sì, allora diciamo che, come detto, questo è un festival che è stato voluto fortemente a Riccardo Martini. Io lo ringrazio sempre per aver dato fiducia a me e alla mia squadra per l'organizzazione e per la direzione artistica. Il festival è nato come un piccolo festival di un piccolo borgo medievale al centro d'Italia, adesso si posiziona tra i festival più affascinanti del centro Italia, in uno dei borghi più belli d'Italia, che è Farenza Sabina. L'orgoglio è tanto, c'è tanto lavoro ancora da fare, ma la soddisfazione più grande è quando i tuoi ospiti vengono, stanno bene, apprezzano il lavoro, ti fanno i complimenti, tornano a casa, ne parlano e sperano di ritornare. Quando accade questo, il messaggio è chiaro: è stato fatto un lavoro, un buon lavoro, e dobbiamo continuare su questa strada per portare sempre più, oltre che qualità e contenuti, anche persone, siano esse pubblico, siano esse personaggi pubblici, famosi, in queste zone, per farle conoscerle e per farle crescere, perché si cresce tutti insieme. Ricordiamo ancora una volta che l'ingresso è gratuito. Questa sera, 21 luglio, sarà ospite Ornella Muti, mentre nelle prossime serate avremo altri personaggi, quindi il 22 e il 23 luglio potete andare a Farenza Sabina, quindi godere dello spettacolo del cinema e di questo festival. Assolutamente. Io ringrazio Radio Mondo per lo spazio e invito ovviamente tutti i vostri ascoltatori e tutti i vostri amici a venirci a trovare a Farenza Sabina. Si sta bene, e poi ci sono queste serate spettacoli, ci sono anche delle proiezioni interessanti. Io ringrazio Daniele Urciuolo, che è il direttore artistico del Fara Film Festival. Ricordo che questa puntata la potrete rivedere sui nostri social e sui canali YouTube di Radio Mondo e Rete in Vetrina, quindi potrete riascoltare nel dettaglio i vari ospiti presenti. L'invito è a partecipare al Fara Film Festival fino al 23 luglio a Farenza Sabina. Grazie, grazie. Grazie a te, Daniele. Appuntamento, come sempre, alle prossime interviste di A Tu per Tu. A Tu per Tu. Per parlare di attualità, politica, curiosità e sport. A Tu per Tu. Per saperne di più.